Bentornati carissimi amici, una nuova tavola rotonda. Finalmente do spazio agli iscritti, così potete dire la vostra, potete dire il vostro punto di vista, di cosa parleremo sempre di temi attuali, quindi l'ultimo vertice a Bruxelles. Parleremo anche di Orban, questo personaggio così da una parte ambiguo, comunque sia interessante quantomeno. Parleremo anche di Zelensky, di quello che sta passando ora, ma anche dei media, quello che più mi interessa, cioè la narrazione mediatica, come è cambiato il linguaggio una settimana circa, no? Una settimana fa abbiamo visto questo cambio di rotta, però io voglio parlare poco, do spazio subito a voi. Io direi di partire se siete d'accordo con il tema di Orbán. Avete visto, no? Che durante le votazioni è uscito a prendere il caffè, questo non so come interpretarlo. Voglio capire come avete interpretato voi questo comportamento, questo caffè che ha preso nel momento cruciale del voto. Si tratta appunto dei negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Però poi per quanto riguarda il concreto, gli aiuti militari, sembra che grazie a Orban forse si metterà uno stop. Insomma, aiutatemi voi a capire, voi come avete interpretato Orban? Prego, chi vuole può pure iniziare e poi commentiamo a ruota. Chi? Igor? Che Igor poi tra l'altro ci parla dalla Russia, mi raccomando. Ah, cerchiamo di fare interventi brevi, mi sono dimenticata di dirvelo, così riusciamo a partecipare tutti. Igor, prego, dimmi come hai interpretato Orbán e poi ci dirai magari delle uova, del disastro delle uova in Russia. Ok, allora per me è stata un'ottima manovra politica, dal momento che diciamo, l'avvio dei negoziati per l'accesso in Europa da parte dell'Ucraina è una presa in giro, nel senso l'ennesima presa in giro nei confronti dei poveri ucraini, perché sono promesse che sicuramente sarà difficile da mantenere, anche perché come minimo ci va un decennio. Sempre se vengono mantenuti tutti diciamo, i principi per i quali è consentito l'accesso in Europa. Detto questo, lui ha dato un colpo alla botte e uno arresta, nel senso che ha dato avvio a questo accesso, però del resto lui si è opposto fermamente ai 50 miliardi di euro che erano destinati alle armi, soprattutto perché ricordiamoci che questi soldi che vengono destinati all'Ucraina non sono soldi che materialmente arrivano in Ucraina. Normalmente vengono destinati, soprattutto negli Stati Uniti d'America, vengono destinati alle aziende che costruiscono armi che poi vengono date all'Ucraina. Sì, chiarissimo, È vediamo tutto un cosa giro ne di denaro. è tutto un giro di denaro. Ragazzi, chi è connesso adesso? Ditemi, siete d'accordo con Igor? Cioè, questi negoziati che sono partiti, c'è cioè una storia lunghissima che non ha alcun peso, quindi tutta una, come dire, una vicenda politica, oppure ha un peso? Perché Zelensky comunque ha cantato vittoria, non so se avete visto la chiamata proprio vittoria. Voi cosa ne pensate? Condividete il punto di vista di Igor oppure no? Chi vuole parlare, parli. Alessandro, vai. Allora, no, abbiamo già un caso io non la chiamo Europa, la chiamo Unione Europea, faccio questa distinzione perché è tutt'altra storia. Però il caso della Turchia direi che è una cosa che abbiamo già vissuto, quindi mi sembra un po' un contentino e anche uno spauracchio, nel senso che da una parte si fa vincere anche dalle parole del nostro presidente Meloni, di quelle che sono praticamente le affermazioni che ha fatto, che praticamente sta fermando la Russia e l'avanzamento russo, quindi abbiamo probabilmente che quello che è l'azione anche di propaganda effettiva della Unione Europea sta portando ad avere questo tipo di risultato. Cioè, sul concreto, secondo me, sta facendo bene Orban, praticamente mette il limite. Ecco, un paese che porta ancora una sovranità, ancora per poco, perché probabilmente se continua così, non so quanto tempo riesca a rimanere dell'Unione Europea. Ragazzi, cosa ne pensate? Sta facendo bene politicamente Orbán? A voi quindi quadra tutto o non è lineare? Chi non ha ancora parlato, dica la sua. Come interpreta Orbán? Che ne dite? Posso? Sì, vai. Ah, io penso che è assolutamente lineare con la politica nazionalista che sta facendo. Secondo me, in quest'ultima riunione è uscito fuori per agevolare gli aiuti economici che devono arrivare all'Ungheria, i 30 miliardi, secondo me, Dieci, gli dieci, aiuti dieci che sono miliardi. stati bloccati, 10 Dieci. per l'Ungheria. E
giustamente si è opposta al nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Quindi, ed è una politica che lui sta perseguendo da sempre, penso. Quindi, lo vedo assolutamente lineare col suo modo di fare politica. Capito. E sono d'accordo con Igor. Sì, ok, capito. Secondo voi quindi non è una vittoria, ma l'Ucraina entrerà nell'Unione Europea oppure no? È qualcosa che non si prospetta proprio all'orizzonte? Voi che idee vi siete fatti? Stefano sta ridendo. Stefano, dici perché ridi? Non ti sento. Apri il microfono, schiaccia e attiva il microfono. Ci sono, mi senti? Sì, vai, perché ridi? Ma perché mi sembra un po' una pagliacciata tutto questo, fa parte di un teatrino, dare contentini a destra e manca, tenere viva una situazione, soprattutto di fronte all'opinione pubblica di un certo tipo, ma in realtà non succederà un bel niente. E Orban invece, secondo me, uno è un politico di vecchia generazione, quindi una persona che sa fare politica. Io non so se effettivamente il veto resterà o se è una manovra per aver sbloccato questi soldi. Dato di fatto è che fa gli interessi del suo popolo, cosa che qua non siamo più abituati a vedere da decenni. Capito? Infatti è quello che ribadisce sempre, sia lui sia il ministro degli esteri, noi non vogliamo, non ci pieghiamo alle pressioni estere, ma continueremo a collaborare con la Russia, cioè almeno a parole quello che dicono, effettivamente il gas lo ricevono e tutti i contratti stanno continuando molto bene con Mosca. Ma se volete aggiungere qualcosa su Orbán oppure passiamo su un tema veramente caldissimo che sono le uova. Volevo dire io che secondo me è perfettamente coerente Orban, cioè nonostante sia stato tacciato da Draghi di essere un dittatore, ma in realtà non è un dittatore, lui poi ha risposto per le rime quando è stato il momento, no? Lui sta difendendo gli interessi del suo paese e soprattutto è un uomo secondo me smart da questo punto di vista perché ha capito perfettamente che ormai gli equilibri politici sono molto cambiati. E quindi non si può fare a meno di paesi come la Russia, come l'India, come altri paesi così forti. Ora, la Cina, cioè non siamo più noi che diamo le carte. In questo momento diciamo il mazzo sta girando e quindi chiaramente secondo me Orban sta difendendo l'interesse del suo paese, non prendendo una posizione chiara e netta, però comunque non facendo sanzioni, ma appunto no, impedendo all'Ucraina il fatto stesso che Zelensky lo abbia rincorso all'interno del Parlamento europeo per cercare di evidentemente di avere un aggancio con lui, però è stato eclatante il gesto, appunto, come dicevi tu prima, Tatiana, che è uscito a prendersi un caffè. Questo secondo me la dice lunga su tutto. Sì, Claudia, mi piace molto questa tua metafora sul mazzo di carte. Effettivamente esprime molto bene, no? Quello che vediamo adesso, che il mazzo sta cambiando, sta passando ormai in altre mani, quindi sta a noi come Unione Europea, come ogni singolo paese, capire se ci vogliamo giocare o vogliamo essere totalmente esclusi, quindi non avere niente in futuro. Purtroppo però, scusa se ti interrompo, la nostra politica attuale è assolutamente diciamo in continuità con quella che è stata fatta da Draghi e questo non va bene, assolutamente, assolutamente. Cioè, io penso che Benissimo. qui andiamo a sbattere proprio di faccia contro un muro prendendo la rincorsa. Esatto, e non siamo consapevoli, cioè parliamo di No. opinione pubblica, no? Adesso passiamo al tema delle uova, poi ci torneremo. Grazie Claudia per il tuo intervento. Allora, Igor, giusto brevemente, ci puoi illustrare il disastro delle uova? Tu ce le hai? Sei riuscito a comprarle? Sono finite? E dopo parliamo di questa opinione pubblica e di quello che avviene nei media a proposito di uova, no? Che se ne è parlato tantissimo questi giorni in Italia. Igor. Allora, delle uova ne ha parlato anche addirittura Vladimir Vladimirovich in persona, Esatto, appunto facendo durante la diretta sì. speech che ha fatto con il popolo di 4 ore. Quindi, Quindi tu, la tua versione qual è? Non mi interessa adesso la tua, sì. la mia versione è che le uova ci sono, non sono mai mancate. C'è una speculazione leggera sulle uova, ma come avviene tutti gli anni in questo periodo, perché ci si avvicina alle feste, le persone. A parte che i russi sono grandi mangiatori di uova, nel senso frittate, uova di tutte le maniere, insieme alle patate.
Però diciamo che in questo periodo c'è questa piccola speculazione e qualcuno dalla vecchia Europa ha agganciato questa notizia per poi esaltarla, esagerarla come stanno facendo per tutto il resto. Perché io personalmente, vivendo qui in prima persona, mi rendo conto che vedo più macchine europee di nuova immatricolazione qui. Parlo di macchine, allora. Premesso che vivo a Rostov-sul-Don, quindi siamo nel meridione della Russia, non siamo a Mosca, nelle città ricche. È una città dove si vive bene, però non è la Mosca o la San Pietroburgo. Comunque, macchine nuove, Mercedes, Toyota di Land Cruiser, oppure Audi. L'altro giorno ho visto passare un Ferrari nuovo di pacca, cioè sai che qua puoi girare 10 giorni senza targa, quindi era appena arrivato in continente. Però Cioè, quindi l'economia. scusami se ti interrompo, però ad essere corretti bisogna dire che sono arrivate tante altre macchine, se non sbaglio, quindi C'è cinesi. un'invasione cinese. Allora, esperienza diretta. Io quest'anno abbiamo deciso di comprare la macchina. Io, essendo un patriota, legato, più che altro legato alle tradizioni, ho preso la Lada Niva Legend, perché già ne ero innamorato in Italia e non vedevo l'ora. Dal momento che ha il brutto vizio di bere quella macchina lì in Italia, non me la posso permettere perché a questo punto mi conviene prendere un'altra macchina, però qui me la posso permettere. E vabbè, comunque, detto questo, sì, ad esempio, ecco, l'unica cosa che ho riscontrato, questa testimonianza diretta dei miei amici, uno aveva un Opel Corsa, ha avuto dei problemi meccanici e l'ha venduta e ha preso una Kia perché con la Opel c'erano difficoltà nel reperire dei pezzi. Quindi sì, Stessa ecco, cosa con la bisogna essere Mazda. oggettivi e dire Sì, scusami, ci sono ci delle sono dei difficoltà. problemi. Arrivano. Allora, sempre va ribadito che queste sanzioni colpiscono la classe media, ok? Cioè, perché i ricchi, quelli che hanno i Mercedes, le Audi, i macchinoni, quelli non hanno problemi. Si rompe la macchina, cambiano. Cioè, ne Sì, fanno arrivare una guarda, nuova. scusami se ti interrompo perché hai detto una cosa importantissima. Con tutte le misure che fa Bruxelles, l'Unione Europea, e questo è importante da dire, si vanno sempre e solo a colpire i cittadini o i più poveri o comunque non le persone ricche o potenti o i politici. Questo diciamolo questa volta perché va detto. Quindi è tutta ipocrisia quella che fanno i giornalisti, puniamo la Russia, pieghiamo i politici, il Cremlino. No, vengono puniti sempre e solo i cittadini, anche quelli europei. Scusa che ti interrompo, ma do la parola a Luca che si è connesso dopo. Mi dispiace non dargli la parola, anche lui in macchina. Poi torniamo da Igor che abbiamo questa testimonianza preziosissima direttamente dalla Russia. Cosa ne pensi delle uova, ma soprattutto dei media italiani che hanno parlato tantissimo? Sembra come se non sapessero più cosa dire, no? Hanno come un po' perso il filo del discorso. Adesso che raccontiamo una volta che tutti hanno mollato o quasi Zelensky? Tu invece come hai interpretato la storia delle uova e dei media? Luca, accendi il microfono, devi attivarlo. Con Mi sembrava. attenzione, al volante. Ecco. Diciamo che secondo me stanno cercando tutti i modi per distrarre la gente dal punto del discorso. La guerra è persa, non c'è modo di rifarsi e bisogna in qualche modo, in qualche altro modo, far sembrare che la Russia stia male. Perché? Perché se la realtà venisse fuori, cioè che la Russia sta benissimo e che appunto Igor in Russia può permettersi la Lada Niva e qui io per potermi permettere la macchina che ho devo aprire partita IVA perché non trovo un posto da dipendente neanche a pregare in greco. Insomma, le cose poi si mettono male se la gente comincia a capire queste cose qui, perché poi si arrabbia. Quindi bisogna distrarli in qualunque modo, e qualunque argomento è meglio della verità.
Capito, Luca, che sei anche tu in viaggio, vedi, abbiamo due persone al volante. Cosa ne dite, amici? Siete d'accordo con Luca? Voi come avete visto questo cambio di rotta? I media si stanno poco a poco riadattando per cambiare appunto registro, per iniziare un pochino a parlare di cose che non hanno mai toccato proprio, come appunto anche come dire, la posizione di Mosca per dire quello che dice il Cremlino. Voi come state valutando questo periodo? Cosa avete notato dal punto di vista mediatico? Mi interessa questo. Chi vuole prendere la parola? Alessandro, vai. Beh, sicuramente è abbastanza, come posso dire, aberrante quello che si vede. Per il semplice motivo che spesso e volentieri quelle che sono le informazioni di quelli che sono i canali praticamente alternativi fanno capire una cosa, mentre quando accendi la televisione sembra di vedere un film, mi dici non è possibile, di dire cose totalmente differenti. Attualmente da quello che praticamente è sullo scenario della geopolitica a livello europeo è imbarazzante, secondo me. Non ha molto senso di avere, come posso dire, continuità anche da parte nostra di seguire un determinato tipo di ragionamento, perché così non va da nessuna parte. Anche perché si negano le evidenze, ed è una cosa terribilmente pericolosa che c'è tanta gente invece Appunto, secondo voi chi è che ha detto posto? Claudia, secondo te tante persone credono, sono sempre meno le persone che credono ai media, chiamiamoli ufficiali o se non vogliamo usare la parola mainstream, alla TV, diciamo così, in modo popolare. Claudia, che ne pensi? Io sono perfettamente d'accordo, a parte io non seguo i media, appunto, questi ufficiali, assolutamente mi disgustano assai. Però la cosa importante che volevo dire, diciamo, volevo fare soltanto, diciamo, un inciso su questo, che io preferirei farmi qualche frittata in meno a casa, piuttosto che pagare la benzina 2 euro al litro, o piuttosto che non avere queste bollette che nel giro di pochissimo si sono quadruplicate. Cioè, secondo me questa è una follia, no? Perché noi avevamo dei contratti, a parte il gasdotto che hanno fatto saltare, eccetera, eccetera, però a livello energetico, a livello nazionale, noi eravamo dei privilegiati. Certo, il gas comunque passava sempre dalla Germania, diciamo, la locomotiva d'Europa, però comunque avevamo la possibilità di avere l'energia che oggi è essenziale, ce ne accorgiamo tutti i giorni, non possiamo farne a meno. E quindi io preferirei appunto una frittata in meno piuttosto che non queste bollette energetiche, anche se così fosse, no? A parte che non è vero perché appunto le uova ci sono. Però questa è veramente una, cioè voglio dire, una grossa bugia, secondo me non terrà più di tanto, non può E tenere. anche se vogliamo un po' una presa in giro, perché vediamo questo atteggiamento di superiorità che ha sempre avuto l'Occidente, secondo me possiamo generalizzare, perché no, ma anche l'Unione Europea, quindi che fa parte dell'Occidente, ha sempre questo atteggiamento, no? Noi siamo bravi, noi siamo democratici. E i problemi sono solo nei paesi degli altri, fra cui anche la Russia. Però, come hai detto giustamente tu, se noi siamo realisti e camminiamo per strada e facciamo la spesa, qualche domanda ce la poniamo, no? Leggendo una bolletta. Secondo voi, cosa ne pensate? Chi vuole intervenire ancora su questo tipo di superiorità? Stiamo un po' tornando a terra, cioè l'Unione Europea prima o poi, insieme ai giornalisti, metterà i piedi per terra, cioè capirà che non ci sono paesi migliori. E peggiori, cioè che noi non siamo l'ombelico del mondo, oppure è lontano ancora questo momento? Igor ha alzato la mano, poi c'è anche Stefano, magari che vuole intervenire. Vai, Igor. Allora, giusto per dare una notizia, qualche giorno fa hanno inaugurato una linea ferroviaria ad alta velocità che si collega alla Cina. Quindi la Cina, insieme appunto legandomi al discorso di prima, di questa invasione di macchine, è diventato il nuovo mega partner economico della Russia, ma giustamente perché la Cina ha preso accordi con la Russia, nel senso io ti compro tanti energetici. Tu mi compri i prodotti degli energetici e ci sta. Quindi l'Europa ormai si sta defocalizzando, cioè si sta spostando fuori dall'ottica che Putin, tra l'altro oggi ho letto che un bell'articolo su Putin che diceva che lui all'inizio degli anni 2000 si era illuso, era rimasto un pochettino illuso dall'atteggiamento amichevole dei politici europei ed ha ragione, ha ragione. Io la vedo così. Ho letto anch'io questo articolo, sì.
Inoltre E c'erano per me è tante pienamente cose sì. interessanti su questo articolo che poi Sì, affrontiamo. Si è parlato della infatti. NATO, ok, quindi questo lo E diciamo. io ti dico in prima persona, io qui vedo chiaramente che questi accordi con la Cina. Allora, premettiamo che qui non arrivano ci sono le cinesate, quelle che volgarmente noi chiamiamo in Italia le cinesate, perché anche una nostra amica ha comprato una comunque una macchina cinese. Sulla scocca sempre più o meno del SUV, dell'una di un Mazda, fatto benissimo, super tecnologico, cioè quindi le macchine che arrivano qua sono belle delle cinesi, funzionano bene, anche gli oggetti, io ti dico, poi come, legandomi anche a prima quello che diceva sul discorso del costo della vita, io per farvi l'esempio, la Lada Niva Legend 2023, cioè quindi l'ultima edizione, l'ho pagata 1.150.000 rubli, più o meno 11.000 euro, grosso modo. Immatricolazione, i nostri 25 euro. Assicurazione per un anno, che la possiamo guidare due persone, perché qui l'assicurazione la puoi legare alle persone, 74 euro, mi pare, all'anno di assicurazione. Il bollo, mi pare che la Legend non pago, comunque per i primi 2 anni o 3 anni non paghi. Il prezzo della benzina 95, allora la 92 ottani costa 50 rubli, quindi 50, più o meno circa 50 centesimi di euro, e poi ce l'hanno, vai mandando su, comunque arrivi al massimo a 60 rubli. Questo è il costo della vita, diciamo, della benzina, mantenere una macchina qui. Grazie, perché spesso i numeri parlano molto meglio di tutte le frasi, di tutta la retorica che sentiamo trita Eh sì. ritrita. Quindi grazie Igor per questa finestra sui prezzi, sul costo della vita, però vorrei far partecipare chi da tanto non parla, per esempio Daniele o Stefano, vi do qualche spunto, poi se volete sì Stefano, parla pure tu, poi se vuoi prendi il mio spunto, se no no. Io volevo dire quello che ha detto Putin nell'articolo di cui parlava Igor, ha detto la Russia vuole attaccare la NATO, cioè quello che dice sempre Biden adesso, perché l'escalation deve sempre essere portata alle stelle, no? Anche questo è un po' l'atteggiamento dell'Occidente che vediamo. Putin ha risposto: no, sono delle fesserie. Ovviamente la Russia non ha alcun interesse né economico né politico né geostrategico di attaccare la NATO una volta terminata la guerra in Ucraina. Che cosa ne pensate di questi scenari, avviandoci verso la fine della tavola rotonda? Cosa ne dici, Stefano, un po' di quello che ci aspetta, no? Fra Occidente e Russia? Tu che idea ti sei fatto? Allora, io mi sono fatto un'idea. Allora, io volevo parlare un attimo del discorso energetico perché mi tocca da vicino. Io ho un'azienda metalmeccanica, sono il titolare. E insomma, abbiamo sofferto parecchio. C'è stato un giochetto molto abile, secondo me, di farci spaventare portando l'energia alle stelle 5 volte tanto. Questo è successo l'anno scorso, per poi farci sorridere tutti quanti pagandola il doppio o 2 volte e mezza. Quindi, insomma. Adesso va meglio, comunque paghiamo sempre tutto il doppio. Molte aziende hanno subito dei cali drastici di produzione grazie agli embarghi che sono fat stati fatti, scusate il francesismo, ma veramente la cazzo di cane, nel senso che ad esempio io ho un cliente che fa collettori per riscaldamento e non può mandarli in Russia. Io faccio utensili e invece posso, quindi triangolando, per carità, fortuna. Esattamente, c'è il Kazakistan che ci dà una mano nel poter far arrivare le merci lì. E io vedo una situazione piuttosto bruttina, insomma, perché non siamo più indipendenti energeticamente, facciamo delle politiche green per darci mazzati in testa da soli. La guerra chiaramente ha provocato un allontanamento tra quello che è l'Occidente e quello che era la Russia, che più intelligentemente invece una cooperazione sarebbe stata più intelligente, ma dava fastidio a livello internazionale. E che altro? Io la vedo brutta, Tu la cioè la vedi vedo brutta, brutta, io la vedo brutta. ti vedo parecchio pessimista. Se vuole prendere la parola Daniele o Luca, chi ha parlato meno oggi, insomma, o chi vuole, insomma, chi ha qualcosa da aggiungere sulle prospettive, quello che mi interessa, perché tutti noi, bene o male, pensiamo, no? Tendiamo a pensare al futuro. Cosa vedete voi nel futuro fra i rapporti fra, vai Daniele, Occidente e Russia? Eccomi. Ma io li vedo ancora, diciamo, critici per almeno un altro anno, 1 o 2 anni. Poi io spero che venga eletto Trump l'anno prossimo.
sicuramente con lui la situazione potrà migliorare, altrimenti la vedo difficile per i prossimi 5-10 anni, veramente. Sì, perché noi sappiamo, no? I tempi storici sono complessi, dopo delle grosse rotture, l'abbiamo visto nella storia, per recuperare tutto ciò che è perso, non solo economicamente, ma anche politicamente, è vero che ci vuole tanto tempo, questo purtroppo è così. Claudia, sì, grazie Io Daniele. volevo solo dire questo, in maniera più ampia, che dobbiamo smettere di pensare a, diciamo, al popolo russo come a un popolo di persone rozze, ignoranti, persone, diciamo, inferiori. Ecco, questo è il cambio di prospettiva che dobbiamo fare urgentemente, perché in tutti questi anni ci hanno fatto credere sempre solo questo. Nessuno di noi si è accorto in maniera proprio. Ha percepito questi grandi cambiamenti che sono stati fatti dalla Russia negli ultimi 30-40 anni e dobbiamo proprio cambiare il punto di vista, ma siamo noi che dobbiamo cambiare il punto di vista, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Cosa ne pensate di quello che ha detto Claudia? Beh, il popolo russo non era mai rozzo, nemmeno prima, nemmeno, non so, al di là di questi 30 anni, però tu dici giustamente il percorso che ha fatto la Russia. Sempre. Certo, il percorso intendevi tu che ha fatto economicamente e politicamente, ecco, l'abbiamo un po' ignorato, cioè i politici l'hanno ignorato, Russia sì. è risorta dalle proprie ceneri, perché a un certo punto c'è stato un attimo, io me lo ricordo perfettamente, in cui la Russia stava allo sbando. Sì, L'ho vissuto proprio diviso questo momento, quindi mi ricordo che c'era un problema grande, diciamo. Dopodiché la Russia è riuscita in qualche maniera, adesso non so, grazie anzi sicuramente a Putin, perché credo che sia lui il maggior artefice, si è risollevata più forte di prima. Grazie. Claudia, Alessandro, hai alzato la mano. Cosa volevi dire? E probabilmente stiamo inseguendo tutti quanti un bel sogno, che è quello lì fallito della Unione Europea, che praticamente continuiamo a finanziarla e anche politicamente a ignorarla. Perché comunque il dato politico è che alle europee non ci andiamo neanche più a votare. Quindi probabilmente la responsabilità è anche nostra, tutta nostra. Tra le altre cose, io ho sempre notato e continuo a notare la grande differenza culturale che c'è tra i due paesi, tra l'Italia e la Russia, no? E quindi praticamente probabilmente noi abbiamo delle responsabilità dirette che possiamo in qualche maniera cambiare, iniziando praticamente a investire sui giovani, cosa che oggi come oggi non abbiamo, sia a livello praticamente di possibilità, sia a livello di politico, perché logicamente non abbiamo una classe politica giovane, abbiamo una classe politica da pensione, detto sinceramente, siamo più da dentiera che praticamente l'avanguardista. Se andiamo a vedere praticamente quello che, non lo so, già è un gruppo dirigente amministrativo della città di Mosca, dico che praticamente parlano soltanto i fatti. Sì, grazie mille. Luca ha alzato la mano. Alessandro ha dato un tema magari per una prossima tavola rotonda da sviluppare, cioè il come, no? Cosa possiamo fare noi, come cambiare il nostro punto di vista e avere un futuro, sperare di avercelo nel mondo del futuro, quindi sarà una bella cosa, un bel tema per la prossima volta. Luca, cosa volevi dire? Accendi il microfono prima. Volevo dirvi che mi viene in mente un film a cui citazione era L'Inghilterra domina. Un film che purtroppo, cioè per fortuna, io ho visto poco dopo il 2017, quindi mi ricordavo molto bene, nel 2020 si riconosceva proprio l'impronta esatta dell'inizio di questo film. E purtroppo questo film sta continuando e per poter dire l'Inghilterra domina o per poter dire l'Europa domina, per poter dire l'Occidente domina, bisogna che l'Occidente con l'Oriente non abbia nessun contatto, perché se no si vede poi la verità. Quindi secondo me noi non è che stiamo andando per incidente verso questo disastro, ma ci stiamo andando scientemente e continueremo ad andarci. Nessuno farà un, come si dice, un mea culpa e dirà no, ma abbiamo sbagliato qualcosa. Non esiste, anche perché nella nostra ormai cultura decadente lo sbagliare anche a scuola è una cosa grave, cioè è un brutto voto, è una cosa che non si vuole fare. Però sbagliare, io non conosco nessuno che fa qualcosa che non ha mai sbagliato. Cioè, non esiste non sbagliare. Purtroppo noi invece nella nostra hubris, come direbbero i greci, siamo portati a non voler ammettere di sbagliare. In realtà sbagliamo tutti perché siamo esseri umani,
ma abbiamo sviluppato questo ego che ci sta portando, secondo me, al disastro. Sì, vi vedo abbastanza pessimisti, ad ogni modo tu parlavi di errori, qua però è in gioco il futuro dei nostri paesi, come diceva Alessandro, dei nostri figli, questo è l'unico dettaglio che è proprio, come dire, il più pesante però sulla bilancia, quindi è questo il vero problema, che ci stiamo giocando il futuro economico e anche sociale, perché tutto è collegato ovviamente, l'economia, il lavoro, l'occupazione, le possibilità che possono avere i giovani. Io vi ringrazio tanto. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa che non ha detto, siamo proprio in chiusura, una cosa telegrafica. Avete adesso il momento adatto, poi iniziamo a salutarci veloci, però. Igor, vai dalla Russia, vai. Allora, io volevo semplicemente dire questo, che per me, quando terminerà la guerra, perché prima o poi la guerra termina, l'ipocrisia dell'Europa, farà quello che deve fare, ovvero, ipocrisia e cinismo, farà finta di niente, come se nulla fosse successo, tempo tecnico di qualche anno e poi ritornerà tutto come prima, perché ormai è un dato di fatto che l'impero anglo-americano è in decadenza. Caduto quello, l'Europa fa come hanno sempre fatto fino dagli albori della storia, cioè morto un papa se ne fa un altro, quindi girano le spalle all'attuale reggente che sono gli anglo-americani, ricordiamoci, abbiamo tutti la colpa a Biden, ma dietro Biden c'è la corona inglese, a mio avviso. Gireranno le spalle a loro e tornano a essere amici come prima, a fare, anzi, l'ipocrisia è quello che a Putin non piacerà. Io spero che Putin gli dia una bella lezione a questa classe politica. Mi dispiace per il mio popolo, perché ci rimetteremo noi persone, però i politici si meriterebbero quello, che Putin a sua volta girasse le spalle all'Europa. Fortunatamente non è così cattivo. E vedremo come andranno queste cose, perché veramente le dinamiche che ci saranno fra noi, fra la Russia, è una cosa che ci tocca a tutti, me da vicinissimo, ma anche voi, cari amici. Chi guarderà questa tavola rotonda, commentatela se siete d'accordo, dite la vostra, ma soprattutto partecipate anche alle prossime, perché gli spunti sono tantissimi. Io voglio ringraziare veramente di cuore chi ha partecipato oggi, grazie, per me è stato molto interessante. E ecco, avete detto la vostra e spero che vi rivedrò anche alla prossima tavola rotonda per continuare. Grazie. Bene, grazie. E grazie a tutti. Grazie a Grazie. tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Grazie, alla prossima, prestissimo. Ciao.